Benvenuti su Tecnofilosofi TV. Questo qua è un video su Giambattista Vico. Giambattista Vico, dove il tema praticamente è quello, diciamo, della filosofia della storia, e l'argomento principale è questo, appunto, diciamo, la scienza nuova. L'opera di Giambattista Vico, penso appunto quella più famosa, che potete acquistare, link in descrizione su Amazon se volete sostenere questo canale. In più, di interesse sarà sicuramente anche questo testo qui, che adesso qua io nell'edizione di Forgotten Books, perché boh, probabilmente è un libro che non è stato più ristampato, l'ho trovato in questa forma qua. E praticamente si tratterebbe della filosofia di Giambattista Vico di Benedetto Croce. E quindi in pratica stiamo parlando di due filosofi italiani abbastanza famosi, questo sicuramente. Allora, perché appunto parlare di Giambattista Vico? Giambattista Vico è sicuramente uno di quegli autori collegati, diciamo, alla tematica della filosofia della storia, anche se appunto Benedetto Croce dice che non è un filosofo della storia per una serie di motivi che poi vedremo più avanti, ma questo dipende dal fatto che Benedetto Croce difende un'idea di filosofia della storia che non è esattamente, per esempio, quella che sto cercando di portare avanti io, nel senso che l'idea di pensare la storia universale, la storia come semplicemente il risultato di una provvidenza divina, puramente razionale, che ha un determinato fine, che questo fine deve essere raggiunto. Questo è un modo di rappresentare le cose. In realtà la filosofia della storia non ha a che vedere con questo, dovrebbe avere a che vedere con le domande che ci sono dietro a queste cose. Nel senso, la domanda se esiste una storia universale oppure se non esiste, allora se le storie dei vari popoli vanno viste separatamente. Oppure se in realtà esistono delle leggi della storia attraverso le quali si può leggere la storia e non so, attraverso meccanismi causali o di altra natura spiegare i fenomeni storici, oppure se non esistono queste leggi, se in realtà ci siano piuttosto fenomeni di contingenza, ci siano eventi che appunto non sono derivati da una qualche, che non hanno una ragione alla base. Ma insomma, in alcuni casi potrebbero essere anche frutto del caso. Pensate, non so, a quell'episodio che ha fatto scoppiare, diciamo, almeno così, di solito si dice, la prima guerra mondiale. Quindi con questi problemi qua, oppure se la storia vada verso il progresso, oppure no, oppure il regresso. E tutte queste cose, questi sono, almeno per come la vedo io, in realtà la filosofia della storia dovrebbe rispondere a queste domande e non essere necessariamente quel tipo di visione teologica della storia, che è quella che poi verrà criticata da autori come appunto Carlo Ehwitt, che magari avremo modo di vedere più avanti. Però, diciamo, gli autori che abbiamo visto fino ad adesso, di solito, hanno quell'opinione lì, cioè diciamo c'è questa idea di una sorta di razionalità che sta dietro la storia e anche un'idea anche un po' di progresso, diciamo, dell'uomo. Per il momento avevamo visto in video passati, se vi siete persi, Hegel, avevamo cominciato a vedere Hegel, poi su Hegel sicuramente bisogna assolutamente ritornare, però appunto Hegel. Voltaire, che ha scritto un libro molto meno conosciuto che si intitola proprio La filosofia della storia, e poi Kant, diciamo gli scritti storici di Kant. Adesso appunto vediamo Giambattista Vico in questo contesto qua come filosofo della storia, ma in quel senso che ho detto prima, cioè nel senso non quello che probabilmente intende Benedetto Croce. Vabbè, intanto cominciamo dal personaggio in sé. Nel senso, giusto per dire che è un filosofo che sta tra il 600 e il 700 e che, diciamo, di solito viene visto come una sorta di precursore degli illuministi, dell'illuminismo italiano,
viene un po' descritto così, anche se ovviamente ci sono delle differenze. Quando si pensa all'illuminismo italiano, di solito si hanno in mente autori come Beccaria, o altri simili, Galliani, insomma, questi qua. Comunque, lui, appunto, è di questo periodo, appunto, tra 600 e 700, e quindi è uno che, perché allora gli autori di riferimento, no, per esempio, quelli, lui è molto più vicino a quello che teoricamente viene collegato di solito all'umanesimo. I suoi autori, quelli che lui legge di riferimento, sono Cartesio, Thomas Hobbes, ma anche Bacone, a cui lui vorrebbe anche cioè usare come riferimento, cioè lui definirsi come una sorta di Bacone della storia, almeno ci sono una cosa del genere, diciamo. È un critico di Cartesio, in realtà non è assolutamente un razionalista in quel senso lì. Man mano queste cose, appunto, le vedremo, appunto, nella spiegazione. Perché è importante, questo testo di Vico? Perché in realtà il fatto è che Vico introduce delle cose nuove, rispetto ad altri autori. Vabbè che gli autori di cui ho parlato prima vengono tutti dopo di Vico, ma vabbè, nuove nel senso, diciamo, per la sua. Per la sua epoca, però anche particolari comunque, perché magari in quegli altri autori non abbiamo visto, diciamo. Allora, vabbè, intanto c'è questa idea della storia che segue delle leggi, le leggi della storia. Solo che fatto è che, a differenza di Hegel, cioè in Hegel c'è un po' questa idea del il reale razionale, quindi c'è un'identità tra dover essere e essere. No, qua non esiste questa cosa, più che altro c'è una storia delle cose e una storia ideale, che sembrano abbastanza separate, però poi l'una deve seguire il corso dell'altra. Quindi questo è. Quindi c'è una sorta di dimensione del dover essere, se vogliamo intenderla così, però non sono, tra virgolette, due realtà che si mescolano, diciamo. Quindi, per questa idea delle leggi della storia necessarie, un'idea tipica di molti, appunto, filosofi, diciamo, della storia, però non è detto che, appunto, la cosa debba essere, appunto, in questi termini. Tra l'altro, l'altro punto essenziale, appunto, la nozione di epoca storica. Questo è importante, al di là delle distinzioni che fa lui, poi vedremo quali sono le epoche storiche per in Giambattista Vico, ma già solo l'idea, a livello, diciamo, abbastanza astratto, che esistano delle epoche storiche, cioè che io posso, se possiamo metterla in questi termini, segmentare la storia, dividerla per epoche e poi all'interno dell'epoca trovare un insieme di somiglianze anche tra magari popoli diversi e realtà, no, di questo tipo. E quello è particolare, no? La ricerca delle proprietà comuni, perché poi spesso la conoscenza si basa anche su queste cose, no? Comparazioni, a rintracciare somiglianze, cose di questo tipo. Poi l'altra novità, ovviamente, cioè molto particolare, non scontata, di Giambattista Vico, è questa idea che la storia, per come viene raccontata, può essere molto influenzata da chi la racconta. Questo per noi può sembrare un fatto ovvio, ma cioè in realtà non lo è. Poi, diciamo, rispetto al 600, quel periodo, diciamo, in cui ha vissuto Vico, diciamo, poteva anche non esserlo. E poi, vabbè, intanto, proprio il suo modo di raccontare, perché quello che si vede molto, diciamo, nelle varie filosofie della storia, c'è sempre questa tematica che deriva principalmente dalla religione, di come trattare, diciamo, quello che viene, diciamo, descritto nella Bibbia, no? Cioè,
sono fatti storici, non sono fatti storici. Cioè, per esempio, nel caso di Voltaire, c'è una palese contestazione non così aperta, però diciamo lui comunque ti dice sì, beh, effettivamente non è che ci siano delle prove che gli ebrei siano stati schiavi in Egitto e che poi siano successe tutta una serie di cose, la storia di Mosè. E così via, per esempio gli egiziani e i greci non ne parlano, come mai? Però lui lo mette un po' così. Giambattista Vico ha un approccio diverso rispetto a questi temi. Quello che fa lui è dividere la storia sacra da quella profana, quindi intanto negare tutti quelli che sostengono che ci possa essere stata una qualche forma di influenza degli egiziani sugli ebrei. E come abbiamo visto, in realtà in Voltaire era diversa invece la situazione. Giambattista Vico invece mette cioè gli ebrei come una specie di popolo originario, non, cioè, mettiamola così, all'origine. Poi in generale la storia ebraica viene considerata a parte, diciamo come diciamo una storia. Divide, cioè diciamo, Giambattista Vico, la storia sacra da quella profana, no? Sostanzialmente, e quindi tutto quello che si trova nella Bibbia non viene minimamente messo in discussione sulla sua fattualità storica, viene preso così com'è, e però viene distinto, diciamo, dalla storia profana. E questo poi è quel motivo per cui, per esempio, Benedetto Croce dice: no, guardate, questo non è un filosofo della storia. Perché si assume che il filosofo della storia è quello che deve per forza parlare di storia universale, ma se già non, cioè, si distinguono una storia profana e una sacra, allora non c'è un'unica storia universale, ma incominciano già a essercene due. Nel senso, c'è una distinzione, diciamo, non c'è un percorso unico, un unico tracciato, diciamo. Anche se, vabbè, perché per qui è interessante nel metodo di Vico come lui affronta le cose. All'inizio del libro, però poi bisogna andarselo. Ecco, all'inizio del libro in realtà compare una roba di questo tipo, che è praticamente una tavola cronologica, dove lui praticamente prende letteralmente lui, allora innanzitutto, sì, diciamo, esattamente come, però in realtà più o meno, nel senso lui parla prevalentemente di storia antica, ecco. Diciamo quindi non Hegel per esempio arriva fino al suo periodo, quindi parla anche, vabbè, chiaramente Vico non poteva conoscere la rivoluzione francese sicuramente, però comunque diciamo Hegel arriva fino alla modernità. Qui per esempio nella tavola Vico si ferma ai Romani, in realtà in Vico c'è anche un discorso sul Medioevo. Però, giusto per dare un'idea, quello è il periodo storico di riferimento. Per qua, appunto, nella tavola cronologica ci sono una serie di popoli, no? Troviamo gli ebrei, i caldei, gli sciti, i fenici, gli egizi, i greci e i romani, e qui notate che appunto lui restringe, diciamo, il campo su l'Europa, boh, il Medio Oriente, caldei, sciti, fenici. Vabbè, gli egizi sono Nord Africa, però diciamo quell'area lì. Ogni tanto dice qualcosa sui cinesi, però non, vabbè, l'America è completamente fuori, ma maggior parte dell'Asia, ma anche l'Africa, salvo l'Egitto. E quindi niente, cioè, nel senso, quindi l'area geografica, diciamo, è abbastanza ristretta a quel, diciamo, contesto lì. Questa tavola è costruita perché questo è un esperimento molto interessante, nel senso che lui in questo modo riesce a prendere tanti popoli, poi tipo in verticale compare completamente, cioè tipo qua c'è una
lista di anni, tra l'altro con due diciture, ci sono gli anni del mondo, poi ci sono gli anni di Roma che immagino tengano conto dell'Anticristo e del Dopocristo, questa cosa qua. E quindi lui praticamente in questo modo poi traccia, diciamo, delle righe e quindi all'esterno dello stesso periodo riesce a dirti esattamente, no? Tipo all'inizio c'è il diluvio universale, poi dopo ti dice che con i caldei c'è Zoroastro. E così via, no? Poi lui man mano diciamo inserisce degli elementi e questo permette di fare un certo tipo di studio della storia, no? Perché anche qua diciamo nel testo di Vico la storia viene presentata diciamo come scienza, no? Questo è un po' anche il senso e quindi la possibilità all'interno degli stessi anni di comparare più popoli. Vedere che cosa è successo e così via. Il primo popolo ovviamente è iniziato chiaramente gli ebrei fino ad arrivare appunto ai romani, quindi immagino che anche questa divisione, cioè il fatto che lui li metta così in ordine e chiaramente non sia assolutamente casuale, no? Prima gli ebrei e in fondo all'ultimo appunto i romani passando per caldei, sciti, fenici, egizi e greci. L'altra cosa essenziale, cioè diciamo della novità di Vico, il discorso sui miti e le leggende, il fatto che centrale in Vico è questo, che lui avrebbe potuto spiegare determinate cose, per esempio, non so, tipo l'origine della religione, no? Come è nata la religione cristiana, ebraica. Ecco, è chiaro che il credente tenderà a parlare di rivelazione divina, no? Dirà che c'è Dio che si è manifestato al profeta e gli ha detto determinate cose. Nel caso degli ebrei, Mosè ha ricevuto le tavole, insomma, c'è tutta una narrazione di questo tipo, che ha niente a che vedere con la scienza della storia, chiaramente. Nel caso di Giambattista Vico, invece, si ha qualcosa di completamente diverso. Cioè lui, diciamo, rispetto a tutta una serie di fenomeni, tra cui l'origine della società, nonché l'origine della religione, c'è una spiegazione, diciamo, naturalistica, non so come chiamare, sicuramente di questo tipo, tenendo presente che ovviamente lui fa sempre questa distinzione tra la storia sacra e la storia profana. Però lui, non è che parli. Cioè lui principalmente parla di storia profana, cioè quello è il senso. E quindi questo è all'interno di questo suo descrizione delle cose, diciamo, c'è una spiegazione della religione, c'è una spiegazione, anche dell'origine della società, della, chiamiamola, civiltà, e di come si è arrivate a certi tipi di costituzioni democratico-monarchiche, repubblicane, quello che è. Ora vediamo appunto la scienza secondo Giambattista Vico, no? Perché allora, diciamo che Giambattista Vico ha una visione di questo tipo. L'assunto di Giambattista Vico è questo: è possibile conoscere solo ciò che si fa. Questa è l'idea di Giambattista Vico, il che vuol dire che siccome il mondo naturale non l'abbiamo fatto noi, cioè non significa che ovviamente non ci è completamente precluso, cioè ovviamente esistono delle materie come la chimica, la biologia, la fisica, che ci danno delle spiegazioni su questo mondo, però secondo Giambattista Vico le spiegazioni sono parziali. Siccome noi non abbiamo fatto questo mondo, e ovviamente l'ha fatto Dio, Giambattista Vico chiaramente è cattolico, credente, vabbè. Penso non ci fosse bisogno di dirlo, però il punto è, noi non abbiamo fatto questo mondo, l'ha fatto Dio, quindi Dio sì, sicuramente è esperto di fisica, sicuro, perché l'ha fatto lui, no? Nel senso, ha creato l'universo e allora certo lo conosce, no? È un po' strano come quando faccio un software, perché non conosco il mio software se l'ho fatto io, il problema è se l'ha fatto qualcun altro. E allora mi devo andare a leggere una documentazione, no? E che allora io. E
È chiaro, no? E allora che cos'è che possiamo conoscere noi? Bene, diciamo, sono due cose. Una è la matematica, sì. Perché la matematica la fa l'uomo nel senso che alla fine la matematica non è basata su qualche entità ideale esistente nel terzo regno del senso. Sono concetti, no? Entità astratte, i numeri, cioè queste cose qua, le figure geometriche sono entità astratte e costruzioni, diciamo, della nostra mente che però fanno da speculare come doppio. Diciamo rispetto alla realtà esterna. Però adesso, lasciando perdere la matematica che non è l'oggetto reale di questa esaltazione, che però diciamo che gioca un ruolo solo nel senso che diciamo Giambattista Vico ha una visione molto platonica, per cui, quindi ha questo tipo di interesse per la matematica e da questo punto di vista può anche vede anche abbastanza di buon occhio diciamo certi diciamo scienziati come Galileo, no? Cioè, nel senso un altro italiano, che però appunto Galileo è uno che legge la natura appunto in termini matematici, libro scritto in caratteri matematici, cioè quindi questo è la matematica come lettura cioè, appunto del mondo, però quello che noi ci interessa è appunto la storia e la storia è una cosa fatta dagli uomini, no? Siamo noi che facciamo la storia, no? Magari qualche volta ce lo dimentichiamo. Perché non so, sembra quasi che le cose ci scorrono davanti e noi guardiamo le cose alla televisione. Però in realtà è l'uomo che fa la storia. Ovviamente non soltanto il singolo, ma interi popoli, non sono tanti soggetti, no? È chiaro. Però l'uomo fa la storia, e quindi, siccome l'uomo fa la storia, allora l'uomo può anche conoscerla. Come è chiaro che sia. E quindi sì, la scienza nuova di cui parla Vico è una scienza umana. Lui in realtà, perché qui c'è tanta roba, non c'è solo la storia, c'è un po' di economia, si parla anche un po' di diritto, ma soprattutto un sacco di studio sul linguaggio. Tantissimo. La cosa che vabbè, mi viene più evidente, per esempio, questa associazione che lui fa tra le parole, no? Per esempio, tribune, tribù, tributi, questo legame, no? Queste cose, diciamo, ma anche proprio il fatto che lui cerca l'origine delle cose guardando anche all'origine della parola, no? In questo senso, no? È una cosa che diciamo ricorre abbastanza spesso nel testo di Vico, che diciamo è anche uno dei suoi punti di forza, credo, che gli permettono anche di ricostruire determinate cose appunto dal linguaggio, no? L'analisi del linguaggio. E quindi che tipo di scienza è? In realtà non è una scienza dell'universale, è una scienza umana, nel senso, chiaramente, non è una di quelle, non è una scienza matematica, non è una scienza naturale, è una scienza umana perché poi riguarda principalmente cose che concernono la storia. Ed è una scienza che sta un po' a metà tra l'intelletto e la sensibilità, un po' qualcosa di intermedio. Quindi questo è più o meno, diciamo, per tentare di collocare. Tra l'altro, prima dicevo questa cosa, appunto, linguaggio, economia, diritto. Tutte queste cose sono molto importanti perché comunque, in qualche maniera, in questo modo, diciamo, Giambattista Vico dà un'idea anche della storia, cioè dello studiare storia come non solo uno studio degli eventi storici, qui in realtà non è che si parla tanto di quello, ma anche un intrecciare la storia con il tema appunto dell'economia e della struttura sociale e queste cose qua, che sicuramente nella storia come viene studiata oggi chiaramente è una cosa abbastanza scontata, che però non viene sempre fatta. Però è appunto una cosa diciamo importante. Allora, come ho sempre detto, appunto, Giambattista Vico divide appunto una storia eterna da una storia umana, e quindi lui parte anche da un'idea religiosa di fatto provvidenza divina, però
Lui, questa provvidenza divina, cerca di metterla in mezzo, a metà tra una visione in cui gli eventi sarebbero puramente in balia del caso, no? Che è quella che lui attribuisce agli epicurei, e un'altra idea che è basata puramente su un punto, un destino, in cui le cose sono già scritte, e che è quella che diciamo caratterizza di più gli stoici. È famoso appunto. L'espressione di Giambattista Vico, il deve, dovrete, dovrà, che però appunto si riferisce appunto a questa storia ideale, che però caratterizzata da queste leggi della storia, e che in realtà è quella cosa che diciamo, come dire, la storia delle cose segue la storia, cioè, appunto, ideale, no? Questo è il senso. No, diciamo. E come dicevo fin dall'inizio, questa scienza nuova poi alla fine tra quello che riesce, quello che fanno, diciamo poi concretamente, no? Da un lato c'è, poi si vede anche questo studio appunto del linguaggio che sottolineavo, ma anche l'idea di andare a rintracciare diciamo somiglianze ed elementi comuni tra i vari popoli per poi capire l'origine anche comune delle cose. Perché c'è un tragitto, no, dell'umanità per certi aspetti, no? Da una condizione, diciamo, un po' più selvaggia, diciamo, a una sicuramente più civilizzata, tenendo presente però che per Vico esiste un fenomeno che si chiama quello del ricorso, per cui un popolo che raggiunge un certo stadio di civiltà potrebbe ritornare a una condizione di selvaggio, e secondo Giambattista Vico questa cosa è già successa, e questa cosa si chiama Medioevo. E questo poi, tra l'altro, lo fa già assomigliare, diciamo, a certi illuministi che descrivono il Medioevo come secolo oscuro, o queste cose qua, chiaramente. Quindi, appunto, come dicevo, si tratta appunto di trovare, diciamo, somiglianze ed elementi comuni, per poi capire da dove nascono determinati fenomeni come religione, società e così via, spiegare anche questo percorso da lo stadio selvaggio a quello della civiltà. E quindi diciamo Giambattista Vico divide la storia in epoche, e ce ne sono tre in particolare che lui tra l'altro riprende dagli Egizi, che è quello che poi lui dice, che era quello che si vedeva anche nelle cosiddette tavole che ho fatto vedere, diciamo, prima, che sono appunto, vabbè, l'età degli dèi, l'età degli eroi e l'età degli uomini. Questa appunto è una divisione appunto che viene dal punto degli Egizi. Quindi lui parte da una sorta di fase iniziale che dovrebbe essere quella dei selvaggi, no? Diciamola così, solo che il selvaggio non è il buon selvaggio di Rousseau, non è probabilmente neanche l'uomo nello stato di natura di Thomas Hobbes, è qualcosa di, diciamo, molto diverso, e si tratta di, appunto, come lo chiama lui, appunto, bestioni, li chiama anche giganti. Convinto che ci sia probabilmente avevano qualche altezza, erano più grossi di noi, e che sono caratterizzati perché ogni epoca ha, diciamo, delle caratteristiche. Diciamo, per esempio, nell'età degli dèi, cioè la prima, abbiamo la sensibilità, poi nell'età degli eroi c'è la fantasia, nell'età degli uomini c'è la ragione. E quindi la prima è caratterizzata dalla forte sensibilità, una sensibilità magari appunto accentuata. Lui mette, diciamo, questi bestioni dopo, diciamo, il diluvio universale, e racconta la storia di questi bestioni, cioè questi selvaggi, diciamo, in questo modo. Cioè lui dice che queste persone chiaramente erano anche incline, diciamo, alla violenza, ma se c'è qualcosa che diciamo li ha portati verso il fatto di non ammazzarsi completamente tra di loro, è stata la religione.
E il fatto che, diciamo, l'esperienza naturale che ha fatto l'uomo primitivo, secondo Gian Battista Vico, sarebbe questa, cioè che, immaginiamo, no, ci siano stati, diciamo, dei temporali, che a un certo punto siano arrivati dei fulmini, e questi fulmini hanno, provocato paura, diciamo, nell'uomo primitivo, che ovviamente non ne conosceva le origini, poi non era un fenomeno, poteva essere, immagino, visto anche come un fenomeno miracoloso in passato, appunto, questa idea dello Zeus che scaglia appunto i fulmini. Quindi questo clima della paura, no? Questa idea della paura è paura ovviamente nei confronti di qualcosa di superiore, no? E quindi incominciare a costruirsi l'immagine di una potenza divina, diciamo, da temere. E quindi questa immagine di Giove, no? Appunto, Giove, Zeus, il dio dei, appunto, fulmini, e il dio del cielo, certo, e quindi da un lato, appunto, la paura nei confronti degli dei, e dall'altro lato però anche il fatto che, cioè, gli dèi sono delle cose di cui aver paura, ma sono anche un qualcosa che può proteggerci e a cui noi poi ovviamente preghiamo per chiedere delle cose, no? Diciamo gli dèi, questo è quello che è. E quindi la nascita della religione impedisce, diciamo, questi selvaggi di massacrarsi e fa sì che poi queste religioni, cioè per questi bestioni, i selvaggi, decidano di rifugiarsi per esempio nelle grotte. Tutta una serie di comportamenti, no, dipendono anche da diciamo questo, diciamo questo, e quindi cercare il riparo e queste cose qui. Quindi l'origine, diciamo, dell'essere umano, del stato selvaggio, è appunto quello, diciamo, più animalesco. Sarà poi lo sviluppo di tutta una serie di pratiche a portare l'essere umano, diciamo, verso diciamo, la società e le civiltà, e tra queste cose, al di là della religione, troviamo principalmente l'istituzione di matrimoni, i tribunali e le sepolture, no? Questo tipo di pratiche, diciamo, che poi mano a mano, cioè, diciamo, si evolvono, diciamo, nel tempo, queste bestie, diciamo, si accoppiano, perché poi lui praticamente cosa fa? Fa tutta una descrizione del linguaggio, oltre che della religione, del modo di esprimersi, diciamo, e quindi all'inizio lui immagina, diciamo, il geroglifico, l'immagine, all'inizio, no, diciamo. Questo è appunto perché, appunto, abbiamo detto di soggetti di cui stiamo parlando, diciamo, caratterizzati dalla forte, diciamo, sensibilità. Quelli che andranno poi a costruire, perché a un certo punto si vanno effettivamente a costruire, diciamo, delle città che Vico immagina a partire da determinate famiglie. Con degli elementi, persone che si sposano, vanno a costruire queste famiglie. E poi ci sono degli altri soggetti che vanno a vivere in queste città e che però ci vanno a vivere perché appunto cercano la protezione. E questi soggetti, lui usa il termine, li chiama i famoli, e questa distinzione, questa cosa qua, di queste famiglie che poi sono quelle che faranno da padroni e i famoli che poi sono quelli che vivono sotto queste famiglie ma che di fatto costituiscono diciamo una forma di servitù, saranno poi appunto quelli che poi diciamo nella Roma verranno chiamati patrizi e plebei, diciamo. E quindi la condizione originaria, diciamo, della società in realtà è di questo tipo, no? Nel senso non c'è
Non c'è l'idea di associarsi con un rapporto di mutuo vantaggio reciproco, non c'è nulla di tutto questo. Chiaramente ci sono dei soggetti che diciamo dominano sugli altri anche per chiaramente l'uso della forza, diciamo chiaramente. E degli altri che diciamo decidono volontariamente anche di stare sotto di questi in cambio appunto della protezione, di avere un certo tipo di garanzie, e però ne sono totalmente sottomessi e ne sono diciamo anche oppressi sotto diversi appunto punti di vista. Questo etano dove praticamente abbiamo diciamo quelle che io ho detto famiglie che i patrizi, diciamo questa abbiamo un'aristocrazia, diciamo al governo. Diciamo, quella è l'età degli eroi, cioè gli eroi in realtà, ecco quello che vuole fare Giambattista Vico è diciamo cancellare una visione magari un po' mitica del passato, no? E quindi descrivere, diciamo, i selvaggi come dei bestioni. Nella loro natura animalesca con cui potevano essere, e poi descrivere le origini della società e anche degli eroi, no? Non come dei nobili, no? Dall'animo, dal buon animo, non lo so, con un certo tipo di etica, morale, no? Anche perché poi non è che vengano più di tanto descritti così, diciamo, da parte di Omero, no? Cioè quello che poi di fatto si vede. E questi eroi in realtà sono esattamente quegli aristocratici che opprimevano, diciamo, i plebei, no? Le classi più deboli e che avevano questi schiavi che lavoravano per loro, questi servi. Diciamo, questa è diciamo, la condizione. Questo periodo è, diciamo, caratterizzato dalla fantasia e da un racconto della storia. I primi racconti della storia che non hanno niente di storico in senso scientifico, ma sono appunto miti, leggende e appunto poesia in versi, appunto Omero, no? Questo è. Però il discorso è questo, cioè Omero in realtà è uno che ti racconta degli eroi dei suoi tempi, dice appunto Giambattista Vico, ma appunto Achille è uno che non ha risparmiato il nemico, e quando ha riuscito a uccidere Ettore l'ha fatto trascinare completamente, cioè il suo cadavere diciamo per terra, no? Questo era diciamo il trattamento. Quindi di questo tipo di soggetti stiamo parlando, no? Cioè nel senso non E, però in tutto questo racconto, no, che fa dai selvaggi a, che ne so, le società eroiche, Giambattista Vico cerca di, diciamo, trovare quelli che sono, diciamo, anche gli elementi comuni, no, che si rintracciano in tanti popoli, e in particolare due sono, diciamo, Giove, Ercole, per esempio. Giove, appunto, come appunto lo Zeus, quel dio, no? Quello che scaglia i fulmini e di cui i selvaggi hanno tanto paura, no? Quello è appunto il discorso, no? L'origine appunto della regione, ma poi Ercole è anche appunto la metafora, diciamo, dell'uomo, delle fatiche dell'uomo, ecco, questo è il senso, no? Delle fatiche. Quindi lui parte da degli esempi particolari, e per questo forse il senso, la cosa da capire, per universalizzare una specie di universale concreto, diciamo che lui cerca di estrapolare dalla poesia, dal mito, appunto l'Ercole, no? Pensando però di vedere in Ercole non semplicemente il personaggio greco, ma un personaggio che poi si può ritrovare anche, diciamo, presso altre culture, no? Perché in tutte le culture si narra delle fatiche dell'uomo, magari attraverso, diciamo, un altro eroe che magari, diciamo, magari un altro nome, no? Oppure Giove ad altri nomi in altri popoli,
però c'è sempre quella divinità di Ceodino, ci sono appunto altre cose. E questo, diciamo, il senso è che però questa cosa è un metodo per lo studio comparato, diciamo, anche dei diversi popoli e che permette, no, appunto di spiegare quelle che possono essere l'origine della religione o queste cose qua. E poi però c'è una terza fase, cioè una fase appunto quella degli uomini. Chiaro, molta della storia come viene descritta da Giambattista Vico si rifà prevalentemente al popolo, alla storia dei Romani. Sin da subito c'è Romolo e l'Eneide, tutte queste cose qua, è il racconto mitico, la poesia, cioè quindi c'è un'età degli eroi anche per i Romani, chiaramente, però poi è a Roma che si vede questo passaggio, diciamo, a un sistema nel quale, diciamo, diciamo, non c'è più quella differenza forte di disuguaglianza tra patrizi e plebei, e questo avviene attraverso una lotta da parte dei plebei che non sopportano più l'oppressione, diciamo, dei patrizi. È molto, molto bello, cioè in realtà interessante, in realtà il racconto che fa, diciamo, Giambattista Vico, perché questo diciamo storia, no? Diciamo della lotta tra patrizi e plebei, in realtà viene quasi descritta come una storia materialistica di lotta di classe, diciamo, per certi aspetti, diciamo. Si può intravedere, diciamo, qualcosa di questo tipo, diciamo, ovviamente lui non poteva conoscere determinate cose, però questo sicuramente c'è, diciamo, una lotta su basi materiali che poi ha un esito positivo. Questo esito positivo può sfociare solo in due cose: o in una democrazia o una monarchia. Ma anche la monarchia, che cos'è la monarchia, no? In questo senso, la monarchia in realtà è un sistema dove il sovrano, cioè quindi chi governa, deve governare con il consenso del popolo. Perché è su mandato del popolo, cioè governa per il popolo. Il popolo vuole, perché lo deve, diciamo, in qualche maniera, perché diciamo, deve, diciamo, governare nei suoi interessi. Diciamo, almeno questo è il senso, questo è il cambiamento totale. Mentre, anche se in passato certamente ci sono stati dei re, in realtà quello che c'era in passato era un dominio aristocratico, diciamo, dei patrizi sui plebei, delle classi più ricche sui poveri e su quelli che erano ridotti, diciamo, sostanzialmente a un ruolo di servi. Ora, però, appunto, Giambattista Vico non vede questo tracciato, come un qualcosa di lineare, per cui c'è una sorta di fine della storia. Si arriva a un punto e poi finisce lì. E quindi no, l'uomo raggiunge uno stadio della razionalità totalmente compiuto. No, purtroppo quello che può succedere è che le cose tornino indietro e quindi ci sia un percorso circolare in cui si torna indietro e si ritorni tutto da capo. E questa cosa, secondo Giambattista Vico, è successo con le invasioni barbariche. E con diciamo il Medioevo. E il Medioevo è una storia di ritorno, diciamo, allo stadio dell'antica Roma, e diciamo Giambattista Vico vede una somiglianza, una relazione tra quello che nell'antica Roma erano le clientele e quello che all'interno del Medioevo sono i feudi, il sistema dei feudi. Non solo, lui vede addirittura un ritorno, perché ovviamente non l'ho detto, ma sul piano del linguaggio, diciamo, Giambattista Vico vede un percorso, no, che fa l'uomo
dal geroglifico alla scrittura alfabeta, ma non solo, dall'immagine, dal gesto, anche che potrebbe essere originario, la metafora, allo sviluppo di un linguaggio sempre più complesso, fatto di parole che esprimono concetti, così. Nel Medioevo, secondo Giambattista Vico, ci sarebbe una sorta di ritorno al geroglifico, un ritorno alla poesia anche, e in qualche modo, diciamo, lo stesso Giambattista Vico, diciamo, intreccia, diciamo, fa un paragone, diciamo, tra Dante Alighieri e Omero, come se Dante Alighieri fosse, diciamo, l'Omero del. Sì, di quel periodo storico lì, diciamo. Bene, questo è, diciamo, il senso. E il corso nella storia, quindi, vuol dire che Giambattista Vico ci sta dicendo che la storia non è un progresso lineare, che in realtà esiste il regresso, ma proprio in maniera anche fortemente negativa, cioè che niente in realtà vieta che noi potremmo ritornare indietro nella storia. E quindi questa idea dei diritti conquistati una volta per sempre, no, non è così. Non è così, non è detto. Cioè, in realtà bisogna lottare perché i diritti in realtà vengano, cioè, nel senso, al di là del conquistarne degli altri, cioè mantenere quelli che già ci sono, perché in realtà si potrebbe perdere tutto. Perché comunque un ritorno indietro da questo punto di vista significa che i plebei ritornano ad essere servi, c'è di nuovo quella condizione là, no? Cioè perdita di totale relazione di uguaglianza, questo è sicuro. Bene, questo quindi è sicuramente un filosofo della storia molto appunto importante. E sicuramente che si inserisce, diciamo, in quel tipo di percorso che appunto sto facendo e che ci dice tutta una serie di cose in più rispetto agli altri. Nel prossimo video, in realtà, vorrei fare un salto, poi dovremmo tornare indietro, magari anche ripescare alcune cose, per esempio Hegel, queste cose qua. Però l'idea è, nel prossimo video su questi temi, vorrei incominciare a parlare di Karl Löwit, che è uno che diciamo riflette sul tema della filosofia della storia in generale, citando poi tutta una serie di autori che poi dovremmo vedere magari in un momento futuro, diciamo nello specifico, perché ci sono tutta una serie di autori, anche solo banalmente Agostino, Gioacchino da Fiore, ma molti altri, perché diciamo anche un po' questa filosofia della storia anche delle origini in parte legate al cristianesimo, nel senso, per certi aspetti, quel tipo di filosofia della storia che è quella che, diciamo, scrive anche Karl Löwit, no? Quando parla di presupposti, cioè diciamo teologici. Qui in realtà l'intento sarebbe di utilizzare il termine filosofia della storia in un senso decisamente più ampio, perché la filosofia della storia viene intesa come quella branca della filosofia che risponde a determinate domande, no? Tipo, se la filosofia della storia, cioè se la storia in realtà segue il progresso, un percorso di progresso continuo oppure no, se ci sia il regresso, oppure se ci sia una storia universale, oppure no, se in realtà ci sia un fine della storia. Tutte queste cose in realtà sono domande, non sono cose da considerare scontate come se si avesse già risposto a queste domande. Quindi da questo punto di vista anche quello che dice, c'è anche Karl Löwit, in realtà fa filosofia della storia, pur criticando filosofia della storia, in realtà anche Karl Löwit si inserisce, diciamo, all'interno di quei problemi, diciamo, e lavora, diciamo, su di essi. Troverete, diciamo, questo libro e l'altro, diciamo, in descrizione. Se volete sostenere questo canale, e niente, ci vediamo, diciamo, a un prossimo video.
Bene, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace al canale, iscriviti al canale perché così potrai sostenere appunto il canale. Se sei interessato invece ad avere delle notizie o sapere chi sono io, puoi andare sul sito www.tecnofilosofi.com, questo qui, dove ci sono tutte le informazioni su di me e sul mio progetto. C'è un blog dove troverete tutti gli articoli e altre tematiche, cose che appunto io scrivo. Oppure se andate su Tecnofilosofi TV, tv.tecnofilosofi.com, troverete tutta la descrizione del progetto, dove c'è anche una sezione dedicata a come sostenere il progetto e un bellissimo bottone PayPal dove potrete, con il link per le donazioni, donare dei soldi per poter finanziare questo progetto. Qua ci sono poi appunto i vari link a canale YouTube, Twitch, Telegram, canale social se volete essere costantemente aggiornati su quello che viene pubblicato. Guardate il link in descrizione perché magari troverete qualche libro consigliato, acquistabile, che vi permetterà anche, sarà un altro modo, diciamo, per poter sostenere, diciamo, il canale.